Era una partita importantissima per il periodo che stavamo vivendo, per dare continuità alla bella vittoria di Pisa, e perché era un derby importante, sentito, quindi era una partita troppo importante. Sono deluso perché innanzitutto non possiamo rimanere sempre in 10. Oggi la cosa che mi ha fatto più arrabbiare di tutti è stato proprio questo. Oggi, sinceramente, mi sento di dirlo. E sono sicuro di questo, che mai avrei pareggiato questa partita se fossi rimasto in 11. E questa è stata la mazzata un po' per tutti. Poi naturalmente in 10 si fa fatica, ci mancherebbe altro se non si fa fatica in 10 contro un Arezzo che è una buona squadra. E quindi di conseguenza noi questa partita dovevamo portarla in porto. In virtù del fatto che il primo tempo spazi non ce n'erano. Invece siamo riusciti a far gol proprio alla fine del primo tempo, quindi si era, diciamo, indirizzata verso la nostra parte. Invece il fallo stupido non lo digerisco, mi dispiace, fa parte della crescita, fa parte della maturità della squadra, del singolo, perciò Daniele deve stare più calmo, e anche la sua forza è stata la sua forza fino adesso. Mi dispiace perché comunque poi il risultato è rimasto condizionato molto da quella scelta. Poi un'altra cosa che sono molto rammaricato è che gli arbitri oggi vengono qui e fanno sempre i protagonisti con noi. Sono stanco, sinceramente, perché è successo già altre volte, ci hanno penalizzato in maniera eclatante. Oggi vengono a Siena perché vogliono fare i protagonisti, perché oggi vogliono dimostrare che hanno personalità. E sinceramente sono stufo, perché oggi stanno levando punti anche loro con le loro decisioni. Per carità, lo faranno anche in buona fede, non sto dicendo il contrario, però sinceramente ogni volta sistematica che i miei ragazzi entrano giallo, giallo, giallo. Loro quando entrano mai giallo, sinceramente sono stufo. Mi dispiace, scusate lo sfogo, ma sinceramente anche questo alla lunga comporterà delle squalifiche, comporterà che dovrò rinunciare agli uomini, e questo non mi va bene. Per quello che riguarda la partita, era un derby, era sentito, mi dispiace perché avrei voluto regalare la terza vittoria di fila in campionato ai tifosi, alla società, a tutti noi, perché comunque durante la settimana lavoriamo sodo. E quindi mi piace quando lavorano bene raccogliere, però così non è stato, mi dispiace. Gli arbitri ha detto vogliono fare i protagonisti, magari si riferiva anche a altre circostanze, però su oggi c'è qualche episodio particolare che l'ha fatta arrabbiare, No, qualche no. punizione, No, qualcosa. in generale, oggi sto solo pensando che Celiente è stato ammonito per due falli da dietro, uno di testa e uno che magari ci poteva stare a centrocampo quando è stato espulso. Loro tanti falli da dietro hanno fatto e i loro centrali non sono stati mai ammoniti. È la stessa identica situazione, non capisco perché usa un metro diverso con noi. E allora io dico no, non ci sto. Cioè, Poi anche questo spezzare la gara sempre, insomma. sì, sinceramente mi dispiace perché oggi avrei voluto vincere e ci credevo. Senta, ma al di là di tutto dell'arbitro e dell'episodio di Cilento, che poi è stato senz'altro fondamentale, ritiene che complessivamente, cioè, sia affrontata la gara come si doveva affrontare? Già che ho visto io un paio di incertezze anche nel primo tempo in difesa. Per certi versi non ci sono nemmeno abituali. Sì, però perfetti non lo saremo mai noi. Ci mancherebbe altro che oggi noi siamo perfetti, non lo siamo mai stati. Quelle stesse incertezze forse le hai viste anche a Pisa, nei primi 20 minuti, no? Del secondo tempo di Pisa. Oggi sono risuccesse le stesse cose, ma a volte questi episodi possono, quando si ripetono spesso, vuol dire che è ancora una squadra che deve ancora crescere. Ecco, io avevo detto che i 20 minuti del secondo tempo di Pisa erano stati quelli che ho fatto vedere ai ragazzi, ma anche oggi si sono ripetute delle situazioni che non devono accadere, insomma, ecco. Però a prescindere da quello, noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Normale che all'11esimo si rimane in 10, poi la partita per noi è durata un'ora, ecco. Sicuramente loro sono stati agevolati da questo, di tanto anche. Mister, in fase di possesso, a un certo punto, fin dall'inizio, mi verrebbe da dire, della partita, Bonazzoli è stato un punto centrale dell'attacco che risponde la rete aveva più Sì, assist. ma è inevitabile che quando trovi una squadra che gioca tutti e 11 nella propria metà campo, spazi non se ne trovano. Giorgio non riusciva a trovare gli spazi fra le linee perché comunque il trequartista doveva trovare spazio, ma c'era così talmente poco spazio che l'unica soluzione era quella di trovare l'attaccante e poi giocare di sponda dopo.
E quando l'abbiamo fatta siamo arrivati alla conclusione. Potevamo far gol con Bonazzoli davanti al portiere, Emiliano ha tirato 2 volte in porta attraverso questa giocata qui. Sì, era questa, insomma. Loro, sì, è vero che su qualche calcio piazzato, con qualche uscita un po' così e così, siamo stati un po' leggeri, però insomma, la partita, il primo tempo l'abbiamo fatta noi, insomma. Ecco, finché siamo rimasti in 11 giocavamo pallone noi ci provavamo, Fase di perlomeno. possesso non avete subito solo l'ampiezza del. No, anche perché sui cambi giochi eravamo preparati. Loro l'hanno fatta qualche volta, ma prima Purrai e poi Opiela sono stati molto bravi a leggerla. Noi sappiamo ci sono anche gli avversari in campo, chiaramente, però al secondo tempo non ci siamo tirati troppo indietro. Bene. Il secondo tempo quando? Anche quando si trova in 11, in 10 senz'altro, ma quello Ah. dipende anche da cosa. Ma forse anche la partenza non era stata brillantissima, no? Tanto loro stavano giocando, hanno cambiato modulo, quindi loro stavano giocando come stavamo giocando noi. Però sono sicuro che loro spingevano di più e quindi sicuramente ci sarebbero creati gli spazi per poter offendere poi anche noi. Però in 10 minuti io non ho visto tutta questa chiusura, nei primi 10 minuti che ha evidenziato lei adesso. Naturalmente poi all'undicesimo c'è stata l'espulsione, quindi là siamo rimasti in 10, quindi penso che sia inevitabile abbassarci con un uomo in meno. Comunque, mister, anche la partita di stasera ha dimostrato, cioè, che c'è molto equilibrio in questo, cioè, le squadre, a volte le partite sono un episodio la può decidere, perché tutto sommato va a vincere e perdere, non è che Esatto, c'è molta sono riflessione. d'accordo con te. Questa è un'affermazione, è una domanda, è comunque una cosa che penso e che condivido, perché oggi questo campionato mi ha dimostrato che difficoltà ne avremo sempre, ci saranno sempre, ogni partita, oggi. Idem poi, come dici te, l'episodio a volte è a te favorevole, quindi la partita prende una strada diversa. Oggi, sinceramente, da come è avvenuta la partita, il gol che abbiamo fatto così proprio allo scadere della fine del primo tempo sembrava un segnale quasi che si stesse indirizzando verso la nostra parte. L'espulsione sicuramente poi ha ricambiato di nuovo l'equilibrio di questa gara e ci è venuto fuori un pareggio. Beh. Mister, a freddo fra un paio di giorni, a Cilento che cosa diranno? Solo per questo episodio, ma in futuro per la carriera come la Freddo, pesci? già gliel'ho detto io. Ah, già gliel'ha Già detto, gliel'ho detto, ah, non c'ho bisogno di stare a freddo. No, già gliel'ho detto, Daniele sa che ha fatto una sciocchezza nell'occasione di quel fallo lì a centrocampo, non aveva senso, se n'è reso purtroppo conto troppo tardi, però per i suoi compagni, per noi, sono scelte che poi condizionano per forza, è inevitabile che ci condizionano. E, sai, forse se fossimo in vantaggio di 2-0, allora magari la partita la porti in porto lo stesso, ma 1-0 ci sta che loro ti spingano nella tua area e che batti e ribatti, qualche occasione si crea, insomma, ecco. c'è la sensazione di aver fallito una grossa chance di dare una scossa alla classifica? No, non ho questa sensazione, assolutamente, perché noi oggi sapevamo che era una partita importante, ci tenevamo perché, come ho detto prima, era sempre un derby, però. Assolutamente no, il campionato è lunghissimo ancora, abbiamo tantissime altre occasioni per poter di nuovo riprendere il nostro cammino. Diciamo che oggi c'è stato un intoppo non dovuto certo a noi, ecco, che può succedere a tutti, quindi lo prendiamo così, ne facciamo tesoro di questo errore e andiamo avanti. Prepareremo adesso da martedì la partita che dovremo affrontare a Teramo, come abbiamo sempre fatto fino adesso. Il dispiacere era anche dentro lo spogliatoio perché i ragazzi ci credevano. Quindi è normale che un po' di scoramento c'è, però insomma da martedì si ricomincia. Grazie. Grazie a tutti.